2.100 metri quadrati di lastre di amianto sopra la testa, alcune danneggiate dal violento evento atmosferico che si è abbattuto nelle scorse settimane sulla città di Arezzo. E la situazione del quartiere popolare di Via Malpighi, annosa questione tornata sotto i riflettori dopo la tempesta dello scorso 13 luglio. Una situazione problematica portata più volte all'attenzione di Arezzo Casa, la società che gestisce l'edilizia pubblica, insieme alle preoccupazioni dei residenti. Il presidente Dindalini mi ha dato contezza della procedura di lavorazioni che sono appena cominciate nel tetto dell'edificio delle case popolari di Via Malpighi e che ancora sono consistite nella messa in sicurezza degli spazi per poter successivamente procedere con la rimozione delle lastre rotte di cemento amianto e la loro sostituzione con materiale idoneo. Non è chiaro, non è chiaro nemmeno a lui, devo dire, se questa sostituzione in realtà riguarderà soltanto le lastre che si sono bucate durante l'evento meteorico del 13 di luglio oppure se sarà una sostituzione di tutta la copertura come io auspico. Dindalini ha fatto presente che ci sono problemi di carattere finanziario, allora io l'ho sollecitato a convocare il consiglio di amministrazione, cosa che peraltro non ha fatto negli ultimi giorni, ma mi ha promesso che lo farà nei prossimi, per decidere congiuntamente agli altri membri del consiglio quante risorse destinare a questo problema. Io ho anche detto a Dindalini che nel caso in cui Arezzo Casa non avesse le risorse, siccome credo che sia un problema, è un problema che riguarda i cittadini e io sono il primo tutore della salute dei cittadini, io potrò eseguire i lavori in danno, cioè li esegue il comune e poi ne chiede il rimborso a Arezzo Casa.